Trombari. Buon pomeriggio, ciao Francesca. Grazie Martina, elegantissima, grazie, meravigliosa, bellissima. Molto felice. Grazie di essere qua. A voi per avermi invitata. Martina, te l'ho già detto in un'altra occasione, ma lo ripeto perché è vero. Dimmi. Tu rappresenti, si vede che io e Martina siamo sorelle, no? Guarda che... È chiaro, no? Non scherzare. Cugine forse sì. Cugine forse sì. Ma perché tu rappresenti da sempre, per me da sempre, io me lo ricordo in modo chiaro, chiarissimo questo, il momento in cui tu sei apparsa in televisione per la prima volta, poi sei diventata Miss Italia, ma proprio il modello di donna, di bellezza, ma anche di determinazione a cui io poi ho aspirato naturalmente. Anche perché in casa mia non si faceva altro che parlare di te. Quindi se proprio ti dovevo... Ti ringrazio. Rossa, che grande responsabilità. Tu sei più giovane di me, sei toscana se sì, non sbaglio, io sì. Romagnola, quindi sì. Insomma siamo vicine. Mi piace pensare che posso essere un esempio, posso essere seguita e insomma io ce la metto tutta, da figlia, da mamma, da professionista, da imprenditrice di me stessa se vogliamo, da moglie. E infatti, proprio perché tu rappresenti tutte queste cose per me e per milioni di altre donne e ragazze che siamo cresciute insieme, in sostanza, mi ha colpito e mi ha fatto anche molto piacere che tu nei giorni scorsi sia uscita con un'intervista che ha colto la nostra attenzione. Rivediamo alcuni titoli o vediamo proprio quell'intervista, Fabrizio. Covid e Dad, Martina Colombari e Billy Costa Curta dicono quante liti con nostro figlio di 16 anni siamo stati da uno psicologo. Questa è uscita sul Messaggero qualche giorno fa ed è stata giustamente ripresa da molti. E io parto da qua. Che anno e mezzo è stato questo? Prima di tutto per te, per Martina. È stato un anno sospeso. È stato un anno che inizialmente sembrava di vivere un film. È stato un anno che ci ha messo davanti allo specchio, ci ha fatto un po' ripensare a chi siamo, a che cosa vogliamo nella vita. Ci ha sbattuto in faccia quanto la vita è appesa a un filo, perché questa pandemia è arrivata come un vento, è stata come una marea, è stata molto democratica. E devo dire che a me è servita tanto. È servita perché mi sono riguardata dentro, perché mi sono per l'ennesima volta rimessa in discussione, lo faccio spesso, forse perché compio 46 anni fra pochi mesi e quindi non mi accontento più. Cerco di rimettermi in gioco, cerco di migliorarmi. Io non penso che esista la perfezione e quindi per tornare a questo titolo non esistono i genitori perfetti. Noi mamme siamo meravigliosamente imperfette nella nostra non perfetta meraviglia e quindi nessuno ci insegna a fare il genitore. Questo non significa che non vogliamo prenderci le nostre responsabilità, ma anche la società deve prendere la sua parte. E mentre tu parli, dietro di te stanno andando delle foto. La prima è questa che ti vede giovanissima. A parte che sembri sempre giovanissima. Col mio nanetto. Col tuo piccolo Achille, sì. No? Allora, già la maternità è, se vuoi, fammi usare questa metafora, una porta aperta sull'ignoto, su qualcosa che magari sì, desideriamo. Sì, però Francesca, è un viaggio meraviglioso. Fa paura, però è l'incertezza, quando tu non conosci un qualcosa di nuovo, no? Poi... Non che ci si abitua assolutamente, però è il dono più grande che una donna può ricevere. Detto questo, io rispetto tantissimo le donne che scelgono di non avere un figlio, assolutamente, o quelle famiglie che per scelta fanno altre scelte. Sì. Io mi sono fermata a un figlio perché non ne sono arrivati altri. Mi sarebbe piaciuta una famiglia più grande, più numerosa. La responsabilità, come dicevi tu, dell'essere genitore, nessuno ci insegna ad essere genitore, no? E quindi penso che ci siano nella vita dei momenti in cui chiedere aiuto sia un atto di grande amore verso le persone che ti stanno accanto. La maternità ti ha cambiato? La maternità mi ha migliorata, la maternità mi ha resa quello che sono oggi, una donna sicuramente più matura, una donna con i piedi per terra, non che prima non lo fossi, però sono,
sono una donna che lotta tutti i giorni, perché comunque noi donne dobbiamo ancora sgomitare, purtroppo, dobbiamo ancora farci sentire. E questo mi dà fastidio perché non siamo abbastanza aiutate. Io spingo le altre mamme e le altre donne a chiedere aiuto, soprattutto nella gestione familiare, perché... Cosa è successo? Perché è sempre molto complicato gestire questa adolescenza, no? Sì. Non è solo questione di ormoni, questa è una frase banale. Il fatto è che quando un ragazzo entra in adolescenza ci entra tutta la famiglia, non ci entra solo il ragazzo. E per noi genitori riuscire a prendere le distanze per essere più lucidi e più determinati di fronte a un problema, un ostacolo, una lite, non è facile. Perché pensiamo di essere infallibili. E purtroppo, soprattutto da noi in Italia, il fallimento viene preso come un dramma, come una sconfitta e non come un errore dal quale ripartire, magari ripartire in maniera più dignitosa e in maniera più forte. E quindi, che poi non è uno psicologo ma è un consulente, insomma, alla genitorialità. E dopo che è uscito questo articolo mi sono molto sorpresa, perché mi sono arrivate su Instagram tantissime mamme che si confrontavano con me su questo tema. Se tu pensi che in Francia è gratuita la figura dello psicologo e che vengono garantite 10 sedute a ogni bambino, a ogni adolescente. Da noi sono stati investiti 40 milioni per questo tipo di attività e di supporto, di sportello psicologico nelle scuole, ma significherebbe che sono 12 ore in un mese per tutta la quantità di ragazzi. Capisci che finché continuiamo a pensare che l'aiuto psicologico non è un aiuto sociale, non arriviamo da nessuna parte. Brava, bravissima, bravissima. Cioè, dobbiamo capire che le malattie, il dolore fisico parte negli stessi centri, nel nostro cervello, del dolore psicologico. Però il dolore fisico ha una risposta, lo riesce a riscontrare, ha un grido, ha un dolore. Il dolore psicologico ti rimane dentro. E io sono dell'idea che anche se noi genitori cerchiamo di dare il massimo e di essere i migliori genitori del mondo per nostro figlio, evidentemente ci sono alcune situazioni dove dobbiamo fare un passo indietro, dove ci sono gli esperti che sono più capaci di noi. E quindi con grande umiltà bisogna dire: ok, questo è il problema. Noi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto, vediamo come possiamo aiutarti di più o comunque come poter aiutare la nostra famiglia per gestire questa situazione, che è un periodo, che è un momento, no? Tu hai parlato anche di DAD, no? Però di lezione a distanza, che è difficile già rispettare. Secondo me la DAD può anche essere, può anche diventare un'ottima risorsa fra qualche anno. E io dico forse grazie alla DAD, perché se pensi, se questa pandemia fosse arrivata 30-40 anni fa, i nostri figli cosa avrebbero fatto? Ovvio che c'è una ancora purtroppo una grossissima difficoltà, una mancata educazione digitale, le linee, il wifi non funzionano, i ragazzi non hanno abbastanza device a disposizione, bisogna aiutare le famiglie. Però stiamo aiutando con i ristori tantissime categorie, ma i nostri ragazzi da chi vengono aiutati? Quali sono i ristori per i nostri ragazzi, per la loro socialità, per la scuola che non c'è stata? Non possiamo essere solamente noi genitori una risorsa per loro. Achille cosa ti dice? Cosa gli manca di più? Achille, come tutti gli adolescenti, soprattutto per il momento dell'adolescenza è il momento della ribellione, passami il termine, no? Quindi un andare contro le regole, un andare contro il genitore, perché vivono questa difficoltà di voler andare via da casa, comunque staccarsi dalla figura genitoriale e al tempo stesso però questa cosa li spaventa molto, anche se non dichiarata, no? Quindi mettiti nei loro panni. Di punto in bianco sono dovuti ritornare un po' bambini quasi e quindi condividere gli spazi familiari con tutto quello che ne comporta e ne consegue. Ho letto nell'intervista che a un certo punto lui vi dice che tanto la scuola serve relativamente perché voi due, Billy e tu, siete due esempi di persone che ce l'hanno fatta, ma questo non vuol dire senza disciplina. Avete faticato in un altro campo, avete studiato in un altro campo, vi siete dati da fare in un altro modo, quindi questo c'entra relativamente. Ma tu, rispetto alle parole che in famiglia si dicono e che ci diciamo con i nostri genitori e i nostri figli, ti sei mai sentita in colpa? Allora,
Questo è un capitolo del senso di colpa. Io non sono mai tornata da un viaggio di lavoro con un regalo per mio figlio, nel senso che non dovevo mai tamponare una mia mancanza, una non presenza di mamma, a parte che Achille o stava con me o stava col padre o stava con tutti e due, perché non abbiamo nonni o parenti a Milano. Lui ha avuto una tata finché aveva 6 anni, dopodiché quando ha iniziato la scuola l'abbiamo comunque gestito noi. Il senso di colpa c'è sempre, perché ti senti inadeguata, perché soprattutto se sei una persona che cerca di dare il massimo, no? Lo fai sul lavoro, lo fai nelle amicizie, lo fai nella vita familiare e nell'educazione di tuo figlio. A parte che ogni figlio poi ha il genitore di cui ha bisogno, perché non possiamo generalizzare: quello che va bene per tuo figlio non va bene per il mio. E io penso che noi siamo i genitori giusti per Achille, non siamo genitori sbagliati. Ecco, mamme, non sentitevi in colpa, non sentitevi sbagliate. Io spero che queste parole vi possano arrivare come un abbraccio, come un conforto. E si cammina insieme. Io dico sempre a mio figlio che io non voglio stare né un passo avanti a lui e né un passo indietro. Vorrei essergli di lato, vorrei essergli accanto. Detto questo, lui si deve prendere le sue responsabilità, perché comunque i nostri figli in questo periodo storico sono un po' così confusi, indipendentemente dalla pandemia, dalla DAD, cioè, perché un mondo che cambia velocemente. I social network li hanno cambiati. Sì. Perché quello che loro vedono sui telefonini pensano che sia la realtà. Allora io gli dico sempre, forse non gliel'ho mai detto, ma se mi segue lo dico adesso: le storie su Instagram durano 24 ore, la tua vita dura per tutta la vita. E quindi bisogna pensare di fare un investimento sul futuro di questi ragazzi, perché alla fine io ormai la mia vita, fra un po' di anni, io avrò dato. Quindi se non sono queste nuove generazioni a farci vedere che se la sapranno cavare, io non posso più tamponare, io non posso più fare per te. È giusto che sia così, ognuno deve camminare proprio con le proprie gambe. La frase che hai detto prima l'hai scritta anche su Instagram, in una foto in cui siete insieme, non davanti, non di dietro, ma accanto. Esattamente. No? Che poi per un adolescente avere un genitore accanto sembra un problema, invece no, ovvio, è un grande valore. Perché grande... sono bastian contrario, tu dici bianco, loro dicono nero, tu dici sì, loro dicono no. Tutti i vari no che gli sono stati detti, no? Piuttosto che le punizioni, piuttosto che con i premi, piuttosto che... cioè. Ma la tua paura più grande da madre e da donna? Che si perdano, che non abbiano degli obiettivi, che non abbiano una direzione, che non abbiano una meta, che non abbiano un senso nella vita. Non può essere solamente l'educazione scolastica, no? Si parla tanto di DAD. Leggevo questo articolo molto bello qualche anno fa ormai di Jack Ma, l'inventore di Alibaba, no? Che lui diceva: i nostri ragazzi dovranno competere con i computer, con le macchine, con la tecnologia, e quindi se noi continuiamo solamente a dargli conoscenza, gli stiamo dando un'educazione di 200 anni fa, ma loro dovranno competere e differenziarsi dalle macchine, perché le macchine saranno sempre più intelligenti dei nostri ragazzi. Quindi le radici che loro devono avere sono i valori, sono la fiducia, sono il senso critico, il pensiero indipendente, ma anche l'arte, la musica, perché sarà l'unico modo per avere una marcia in più per affrontare il futuro. Billy, in tutto questo momento, in questo anno e mezzo, a parte che è sempre accanto a te, da papà invece, che domande si fa? I papà sono più fighi, perché i papà sono più forti. Noi li teniamo 9 mesi in pancia e siamo le mammone quelle, no? Che li vogliamo abbracciare, che vogliamo infilare il naso nel collo, ma un figlio di 16 anni non gli puoi chiedere queste cose, però è più forte di noi, non ce la facciamo. E questo esperto a cui vi siete rivolti, su cosa vi ha fatto riflettere? Su cosa in particolare? Allora, innanzitutto la prima cosa da togliere sono i sensi di colpa per quello che si diceva prima. E poi di dare comunque delle regole. Poche, ma che siano quelle e che vanno rispettate. Non le rispetti, te ne prendi le tue responsabilità. Ti fai male, pazienza, saranno affari tuoi. Cioè, il più grande gesto d'amore che può fare un genitore verso un figlio è proprio quello di non diventare un suo alleato. E noi genitori invece tendiamo a farlo.
Ci sono delle persone intorno alla vostra famiglia, ma in particolare intorno a te, che ci tenevano a essere qui oggi dicendoti queste Oddio, cose. Chi sono? Questa non la sapevo! Ciao Martina, ciao, bella! Martì. Siamo di nuovo qui, ormai tu non sarai più tanto sorpresa, ma questa volta più che raccontare di te e di quanto sei speciale, è una forma di ringraziamento perché ci siamo rese conto in questo periodo molto particolare della fortuna che abbiamo nell'avere il nostro piccolo gruppo, che è sempre molto difficoltoso da riuscire a mettere insieme, perché anche oggi, come vedi, manca Cristina. Dietro la telecamera comunque la sorpresa c'è. Però ci siamo rese conto che anche se è nato grazie ai nostri ragazzi, perché sono loro che si sono scelti, poi passando gli anni ci siamo scelte noi e abbiamo proseguito questa bellissima amicizia e questo gruppo speciale che ci fa sempre da salvagente, da supporto, soprattutto in questi ultimi mesi che sono stati mesi molto particolari. Ti vogliamo bene, Marti. Ciao. Chi sono? Sono due mamme meravigliose, mamma di Giovanni e mamma di un altro Achille. I nostri figli hanno fatto l'asilo e l'elementare insieme, sono due mamme amiche, per niente rivali, sono mamme con le quali ci si tiene per mano, sono mamme che a volte danno consigli, che a volte ascoltano. Soprattutto Mirta ha avuto un anno con un lutto molto grosso, quindi anche lei ha avuto bisogno del supporto e di tutte noi. Siamo mamme che ci mettiamo spesso in discussione e comunque quando vedi che anche in altre famiglie ci sono non dei disagi, però situazioni analoghe, problematiche, ti fai coraggio perché non ti senti diversa. Io adoro la diversità perché penso che possa essere una marcia in più e che sia quel valore aggiunto, ma in questi casi avere una sorta di, come ti posso dire, di condivisione, di grande famiglia, perché noi non possiamo insieme combattere da soli, dobbiamo imparare a tenerci tutti per mano. Ormai è finito il periodo del sentirsi dell'individuo, è la collettività che ci porterà che ci aiuterà ad andare avanti. E speriamo che questa esperienza terrificante ce lo abbia insegnato una volta per tutte. E credo che oggi le parole che tu hai detto davanti a milioni di persone possano essere colte come consiglio e come un modo veramente per dirci: camminiamo insieme, aiutiamoci e non vergogniamoci di chiedere aiuto. No, e non sentitevi sbagliate, mamme, siete meravigliosamente imperfette. Grazie Martina Colombari. Grazie, 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 grazie. Meravigliosa sempre. Grazie con tutto il cuore. Grazie.